Dobbiamo partire da un presupposto È importantissimo. tardi. No, è tardissimo. Stiamo registrando questo video ad un orario improponibile, Improbabile soprattutto. ma me lo avete chiesto in tantissimi, quindi ho fatto il sacrificio, ho aspettato che tornasse perché ultimamente è diventata la primula rossa, cioè è No, no, non ci sto. introvabile. Raga, non ci sto, non Non ci ci sto. sta. Mi avete chiesto un suo parere sulle due partite di Coppa Italia, l'avrete notato, non c'è stato in entrambi i post partita, quindi Ciao ragazzi e ben ritrovati. adesso il buon Fabio vi va ad esprimere il suo parere. Partiamo dalla partita di ieri. Dalla prima Assolutamente partita, sì. Juventus-Milan, ragazzi. Ok. Allora, potevo aspettarmi più o meno una ripartenza così, nel senso non mi aspettavo proprio dei botti clamorosi, cioè quindi ritmi serrati e sfrenati, perché ovviamente dopo 3 mesi E di vabbè. stop, anche se è stata fatta la preparazione comunque un po' in fretta e furia, non puoi aspettarti chissà che cosa. Ok. Fatto sta che la Juventus comunque, Cristiano Ronaldo, che tanti dicevano potesse essere uno dei giocatori più in forma della rosa, non è che abbia reso chissà quanto nella partita di ieri, sbaglia un calcio di rigore e poi vabbè, fallo di Rebic, clamoroso, insomma, vabbè, non stiamo neanche a commentarlo. Però nel complesso, dai, partita che poteva sicuramente almeno dire un gol, un paio di gol, che però alla fine non sono arrivati e che permette alla Juventus di andare in finale per l'ennesima volta di Coppa Italia. Assolutamente sì. E Quindi, Napoli-Inter, aspetta, quindi dimmi. secondo te è giusto che è passata la Juventus guardando il Sì. risultato d'andata? Milan che poteva fare di più? Secondo te si è decisa sull'espulsione di Rebic sta partita? Allora, secondo me il Milan, se avesse giocato in 11, poteva sicuramente dire qualcosina in più. E il fatto Su che questo all'inizio. sicuramente. Il fatto che nei primi 17 minuti prima dell'espulsione si sono fatti intimorire dalla Juventus e che poi sono riusciti ad uscire verso il 65esimo nonostante l'espulsione. Questo appunto ti dice che se il Milan avesse giocato in 11 per praticamente 80 minuti quasi più o meno di partita, 75. avrebbe sicuramente fatto meglio di come è andata, quindi magari la partita sarebbe stata più viva. Mi sarei aspettato però, se facciamo il conto, Milan riesce a passare in vantaggio anche una reazione da parte della Juventus. Alla fine passa la Juventus in Alla fine finale. passa la Juventus e purtroppo mi sento di dire che non c'è molto da commentare su questa partita perché fondamentalmente di 0-0. materiale ce n'è stato poco. Sì, mentre nella partita di La questa partita sera esatto dove sicuramente c'è stato ci più. possiamo concentrare un pochino di più è Napoli-Inter. Secondo me sai qual è stata la chiave di volta? Che sono riusciti a passare in vantaggio con Eriksen da un calcio d'angolo Anche, che non è stato toccato da nessuno certo. e si sono alzati là, secondo me, i ritmi. Bravissimo, ed era proprio a questo che volevo arrivare, dove poi ci ricongiungiamo anche con la partita di Juventus e Milan. L'Inter passa in vantaggio, quindi poi di conseguenza il Napoli deve scoprirsi e deve cercare comunque di proporre qualcosa per poter. Sarebbero andati ai supplementari, Sarebbe andato. Ho capito, però con 1-0 il Inter. Napoli gioca in casa fino a prova contraria, quindi Certo. perché deve prolungare una partita ai supplementari quando gli basta un gol per assicurarsi la finale? Era una cosa abbastanza logica, secondo me. Stesso discorso, secondo me, si poteva fare per Juventus e Milan, che ho detto anche prima. Se il Milan tante volte fosse riuscito a passare in vantaggio, la Juventus, secondo me, avrebbe reagito. Quindi avremmo visto di Ovvio. conseguenza una partita completamente diversa rispetto a quella che è andata Fosse in scena. entrato il calcio di rigore di Cristiano Ronaldo, Secondo me la partita finiva là. tre Sì. centimetri. Dici? Perché comunque Milan dopo poco, sempre mantenendo l'espulsione dopo poco di Ah, ok, Rebic, no, io te dico sempre però, mantenendo l'espulsione. avesse fatto il gol dell'1-0 e non avessero avuto l'espulsione. Allora là me ci potevo stare, magari sarebbe stata una partita completamente diversa. E Però ok. se mi dici il discorso, gol di Cristiano Ronaldo su rigore e espulsione di Rebic, Ciao. la partita era finita già al 20esimo. Penso proprio di sì, ma ho Però. sentito tanti tifosi del Milan però dire non ci abbiamo mai avuto l'impressione noi tifosi, dopo l'espulsione, a parte quel piccolo tratto di partita, Vabbè, ma è normale. de poter andare in finale, Devo te cioè recuperare, ma è de poter andare in normale. finale non ci siamo mai andati vicini. Questo è stato parere dei miei Ma amici perché milanisti che hanno visto la è partita. un'espulsione che ti taglia le gambe? Perché non è che dici, vabbè, è al 60esimo, ormai la partita, la maggior parte è andata al 17esimo, che c'è tutto il tempo davanti, ti ritrovi a giocare con uno di meno, non è proprio facile. Napoli e Inter invece, dicevamo, torniamo a questa partita, Inter che passa in vantaggio.
E poi invece, ragazzi, esce il Napoli. Comunque ci provano. Alla fine segna il gol del pareggio pure con Te Mertens, voglio che fermare un attimo. diventa Ecco, miglior vabbè. marcatore della storia del Napoli. Però comunque si è vista una partita più viva. Allora, Ospina che fa la cavolata sul gol di Eriksen, no? Sì, io devo dire la verità, perché l'ho visto il gol in diretta, a me sembrava una papera clamorosa. Poi, rivedendolo al replay, qualche attenuante ci può Calciatori stare. che provano a spizzarla, fallo Però ok, ecco, portiere Desasso, diciamo che però poteva colto in fare meglio. controtempo sicuramente, Poteva si fare è fatto meglio. passare sta palla in rete. Però poi si è riscattato più avanti perché ha fatto almeno 3-4 parate importantissime, secondo Allora, me. andando a memoria, mi pare che fossero quattro, perché era una su Lukaku colpo di testa, E l'ho vista bella parata a fare. quella su Candreva, Quella su Candreva, calcio di esatto. punizione di Eriksen e poi colpo di tacco di Alexis Sanchez che libera Eriksen che tira, Ok. para Sì, sulla sì. respinta, se non mi sbaglio Moses. era Moses, mi pare di Era sì, Moses. la spara alle stelle. Quindi quattro interventi miracolosi, alternato praticamente una papera che li ha portati in svantaggio. E poi Sì. quattro miracoli che l'hanno tenuti a galla, ma non solo, l'assist, il rilancio Bellissimo. che fa Il arrivare la palla a rilancio di Insigne, che Insigne. arriva Insigne, gli ha messo una palla perfetta, Calciatori perfetta sui dell'Inter che piedi. lo pressano, e forse quello è stato l'errore difensivo. Insigne che la scarica su Mertens che arriva a rimorchio, con Handanovic incolpevole che prova a chiudere, prova a fare Gli qualcosa, ma sta passa la palla palla sotto il braccio, tra l'altro, non mi ricordo, Handanovic, eh. toglie passa, ma comunque sta palla entra in rete. Quindi punteggio di 1-1 che regala ovviamente la qualificazione a Napoli. Detto questo, ti saresti meravigliato se avessi visto il gol del 2-1 dell'Inter e passare in finale l'Inter anziché il Napoli? No, non mi sarei meravigliato perché era una partita comunque viva, come ho già detto prima. Non mi sarei meravigliato, però io mi aspettavo il Napoli in finale di Coppa Italia. L'avevo già detto. L'avevo detto anche io, Mi sinceramente, aspettavo, cioè, vedevo comunque però, il Napoli favorito. sto sincero, guardando la partita, L'Inter ha giocato meglio, dici? meritava qualcosa in più probabilmente, eh. Sì, Però non te Ospina posso dire fa parte della squadra, no. gli ha fatto le Certo. parate decisive, ma guardando quello che ha Stato creato l'Inter, fondamentale. però mi sarei immaginato una partita un po' diversa, sarò sincero. E quindi, vabbè, Io comunque. non mi aspettavo, ecco, sicuramente l'Inter, diciamo così, con più occasioni rispetto al Napoli. Vedevo il Na Io Evidentemente. sinceramente vedevo proprio il Napoli favorito, ma proprio per vincerla questa partita. Per Te posso dire una come cosa? avevo avuto modo di capire. Ti ricordi come l'avevamo interpretata? Sì. Avevamo detto Antonio Conte strizza i giocatori in preparazione e li crepa a livello fisico. Paradossalmente parlando, secondo me, li ha fatti salire prima di forma e quindi sono arrivati in partita più, con quel qualcosa Con in quel qualcosa più. in più. Poi sono calati un po' durante la partita perché avevano spinto parecchio. Napoli che poi un po' è uscito, ma poi Inter ovviamente che ha provato il forcing finale perché stavano a perdere. Cioè, stavano a Cioè, pareggiare ma stavano a era come, perdere certo, che perché il poi se ci risultato d'andata pensi bastava un gol anche per l'Inter in questo caso sul per punteggio di 1-1 qualificarsi. per qualificasse per la finale. Assolutamente sì. E Come la Inter che vedi? adesso come adesso si ritrova fuori dalla Coppa Italia, campionato che ancora è da disputare, quindi adesso vediamo dalla prossima settimana. Ormai, ragazzi, la Serie A è arrivata, è alle porte. E la Coppa UEFA, l'Europa League, Coppa UEFA vediamo. non si chiama più così da 100 anni. Lo so, Sei però. stanco? No, Viene no, no, ancora no, no, Coppa per me, UEFA? sempre, per me sarà sempre la Coppa Vabbè, UEFA. competizione europea. Esatto. E vuoi fare un leggerissimo, lieve pronostico Juventus-Napoli solo in Per la percentuale? finale, Percentuale? 50-50. Secondo te 50-50? È una partita secca. Può succedere qualunque cosa. E il Napoli non vorrei che abbia ritrovato Io. in questo periodo di lockdown, quel qualcosa che mancava, quando si giocava il campionato e c'era ancora Carlo Ancelotti. Beh, poi era andato un po' in ripresa a Napoli, Già eh? si era risistemato qualcosa con l'arrivo di Dici che Gattuso. questa è stata la certezza Non definitiva? vorrei, no, più che altro non vorrei che hanno un attimo ritrovato quel qualcosa che gli ha permesso comunque di ritrovarsi come squadra e fare un bel finale di campionato e di stagione in generale. Io 50-50 no, anche se il tuo ragionamento fila, è una partita secca e può succedere di tutto. Permettendo, Se cioè, giocano all'Olimpico, premettendo che la vero? Juventus è sempre la Juventus, eh? Se gioca sempre all'Olimpico? In teoria sì, poi non lo so, cioè in base a quello che succederà, ma immagino Non che lo se so, giochi a Roma. penso di sì. Io te dico, facciamo Pure. 60-40, dai. Ecco, già 60-40, già ci sto un pochino più. 60-40. 65-35, insomma, era una percentuale abbastanza importante a favore della Guarda, Juve. dipende La pure vedi da. così favorita? La vedo più favorita.
Così poi un tanto? po' di più. Forse boh, pensando alla classifica, pensando che è prima in classifica, Io boh. penso che comunque al di là di tutti i problemi che ci ha avuto il Napoli, è comunque una partita secca. Sì, quello sicuro, quello In poco ma 90, ragazzi, sicuro. sono 90 Ma sai minuti, perché te può lo dico? succedere qualunque Sai cosa. perché però te lo dico? Perché guardando oggi la partita dell'Inter, che comunque è uscita, ma probabilmente non meritava di farlo per quel che ha dimostrato in campo. Sì che la Juventus ha fatto 0-0, per carità. L'andata l'ha pareggiata al 93esimo su calcio di rigore, Sempre di Ronaldo. sempre De Ronaldo. Quindi c'hai ragione tu, può succedere tutto, può succedere qualsiasi Può succedere cosa. È una qualunque partita cosa. secca, la palla è rotonda o sferica, che dir se voglia, e magari sulla partita secca, comunque ve lo ricordiamo, si gioca tra 3 giorni Il praticamente. Il 17 si gioca, 17 si gioca, giusto? quindi cioè, non c'hanno tempo manco di respirare e ripartono subito. Magari chissà più in forma dalle due, non si può dire, non si può sapere, no? No, infatti, Guardando non lo puoi la sapere. Juventus non è riuscita a segnare manco un gol, il Napoli almeno un gol l'ha fatto, tra l'altro con una bella ripartenza. Sono tutti punti a cui uno prova ad attaccarsi, ma Sì, alla certo, sono fine tutti spunti, di ma di concreto non c'è concreto non niente. c'è nulla Sulla partita perché. giocata si vedrà. Potrebbe essere decisa dai singoli sta partita. Molto Bravo, esattamente. Come è stata decisa probabilmente. Napoli-Inter? Perché secondo me, ragazzi, Ospina è stato decisivo per questa partita. Potrebbe essere che anche Juventus-Napoli sarà decisa da una giocata, una parata, un E episodio. fu così che Quando finì giocherà. 3-3, andare nei calci di rigore, finì Immagini. 27-27, il 28esimo Però rigore lo tirò Buffon per la quarta volta e vinsero la Coppa Italia. non mi dispiacerebbe vedere la partita così entusiasmante, ecco. Io spero nello spettacolo del calcio. Sinceramente, vorrei una finale di Coppa Italia bella ricca. Sarebbe bella da vedere, I sinceramente. presupposti ci stanno tutti perché, ragazzi, la sfida Sono Juventus e Napoli. Juventus-Napoli de suo è una sfida importantissima e comunque parecchio sentita. Fateci sapere la vostra nei commenti. Volevate il suo parere, quindi ve l'ho proposto. Ho fatto un sacrificio in realtà perché sono quasi alle 2 di notte. Stavo aspettando che tornasse perché se no non l'avrei mai beccato. E quindi niente, spero vi abbia fatto piacere. Lasciate tanti mi piace per supportare il canale. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, tutti i profili social in descrizione, tutte le info in descrizione, abbonamento e via dicendo. Trovate tutto, ragazzi. Ci vediamo alla prossima con Alla un nuovo prossima con un nuovo video. video e ciao. Ciao.